Oggi c'è il cinquantenario che da lustro era di Matori, da lustro alla città di Vittorio Veneto e da lustro a tutti quelli che usufruiscono del servizio di Radio Matori, perché il nostro è un servizio. I 50 anni della sezione di Vittorio Veneto non è cosa facile, perché le cose da dire occuperebbero delle giornate intere. Così come non è semplice parlare dell'impegno, dei sacrifici, delle soddisfazioni che hanno accomunato in maniera trasversale medici, preti, operai, impiegati, ingegneri, avvocati e studenti. Entriamo in un negozio, compriamo un'apparecchiatura, colleghiamo e andiamo. Una volta bisognava farci tutto, bisognava avere capacità e soprattutto tanta passione. Noi abbiamo pensato di darvi un piccolo riconoscimento. Allora, la consegna la farà il presidente del comitato regionale, Massimo Tagnier. Allora, vieni qua Massimo, vieni qua. Allora, cominciamo con Italia 3 SLU. Un piccolo riconoscimento qui. Con cui vogliamo appunto ricordare. Grazie veramente a tutti. Oggi qui. Ciao, posso fare due parole? Due parole, posso dire questo, ricordando ancora il passato e gli anni relativi. Sì. Italia 3 gli anni. Presidente di Genio Sestini, SES, e poi gli amici AGO, PFD, professore del seminario, IHL, professore del seminario, e poi tutti gli altri amici anche scomparsi anche della sezione di Treviso, che inizialmente noi eravamo associati alla sezione di Treviso, prima che Luigi Papinotta avesse l'idea di raggruppare un certo numero di 15 almeno per fondare la sezione di Vittorio Veneto. Grazie anche a Vittorino.